Ciao a tutti ragazzi, sono Diflu di IO Review. Allora, intanto ragazzi vi faccio vedere il mio nuovo iPhone 6 Plus che ho scambiato praticamente col mio iPhone 6, perché prima avevo iPhone 6 e adesso mi sono preso il Plus. È stata una scelta veramente molto vantaggiosa, soprattutto per la batteria ragazzi. Comunque vi faccio vedere una cosa ragazzi, ho appena acquistato su eBay una custodia, questa qua, che tra l'altro faccio anche i complimenti per chi me l'ha spedita, perché me l'ha spedita praticamente 3 giorni prima di quello che c'era scritto. Allora, vi faccio vedere di cosa si tratta. Si tratta, ragazzi, di una custodia in alluminio per il mio iPhone 6 Plus. Praticamente questa, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, non costa un cavolo, perché costa soltanto 6 euro e qualcosa, più spedizione. Insomma, veramente una cifra molto bassa. Andiamo a spacchettarla, visto che devo ancora spacchettarla anch'io. Eccola qua, ragazzi. Allora, praticamente cosa abbiamo? Abbiamo questo qui che, ragazzi, è il pezzo che poi andrà a finire dietro. Dove questo qua, ragazzi, che fino all'ultimo non sapevo se fosse un buco o no. E avete presente, ragazzi, che parecchie custodie utilizzano questo sistema, insomma, fanno sempre sto buco per far vedere la mela. Ecco, in questo caso, ragazzi, che infatti dalla foto sembrava proprio così, e non è un buco, ma è semplicemente un punto dove c'è sto cerchietto, dove la plastica in realtà c'è, ma è trasparente, a differenza di questa che è a specchio. Comunque, vi faccio vedere, ragazzi, questo qui è una sorta di bumper. Allora, andiamo a spacchettarlo. Io me l'ero già un po' visto su internet. Allora, questo non serve, questo non serve. Praticamente, ragazzi, noi abbiamo la possibilità di utilizzare questo bumper completamente in alluminio. Poi vedete, ragazzi, nella parte interna è tutto ricoperto in gomma piuma che salverà il nostro telefono. Io ne ho già avute di queste custodie, ragazzi, per i vecchi, per i precedenti telefoni. E vi dico una cosa, graffi non li troverete mai in una cosa del genere, perché comunque è una custodia che sta ermetica praticamente al nostro iPhone e quindi non si muove per niente, anche se ci finisce della polvere in mezzo, a differenza di queste custodie qua, che io uso spesso questo tipo di custodie, però hanno uno svantaggio: devi pulirlo spesso il telefono, perché se ci finisce la polvere in mezzo, a furia di, visto che è gommosa, comunque è flessibile e ha del gioco, il telefono col tempo, muovendosi, andrà a lucidare certe parti del nostro telefono o addirittura a graffiarle. Con queste qua invece, ragazzi, il telefono, siccome non si muove per niente al suo interno, perché viene proprio incastrato, non troveremo dei graffiettini e lucidature. Vi dicevo, ragazzi, questo abbiamo la possibilità sia di utilizzarlo semplicemente solo questo pezzo come bumper, o addirittura aggiungere quest'altro pezzo che andrà dietro al nostro telefono, che praticamente ci proteggerà anche la parte posteriore. Questo è in plexiglass, ragazzi. Allora, andiamo a provare a montarla. Vediamo come si sgangia. Perfetto. Ed ecco ragazzi che il risultato è questa, una custodia veramente molto elegante, come potete vedere, completamente in alluminio, che tra l'altro ragazzi sul sito la trovate di 3 diversi colori. La troviamo, ecco vedete la parte posteriore che andrà a proteggere pure, qui non è un buco come dicevo prima, ma è semplicemente una parte trasparente, qui dietro è a specchio praticamente. E vi dicevo ragazzi, su eBay questa custodia la trovate al prezzo di circa 10 euro, una cifra veramente assurda, e la trovate di 3 diverse colorazioni, questa qui che è silver, quella che ho scelto io, poi ce n'è un'altra che è verniciata di nero e poi c'è la versione gold. E niente ragazzi, grazie del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!